Abbiamo, amici telespettatori, voluto rappresentare una festa molto antica e far conoscere un paese che poi è il mio paese, San Giovanni di Gerace. La festa del Battista risale ai primi anni del secondo millennio ed era mutuata in una realtà ben precisa allorquando i primi monaci venuti dall'Oriente bizantino in una località, Sant'Odoro, posero le prime loro dimore. Erano grotte, monaci anacoreti, ma successivamente intorno a questa realtà si basa una religiosità senza confini. Troviamo un monastero, la chiesa di San Giovanni Battista, il profeta. E questa realtà non la conoscevamo prima d'ora. Oggi siamo in grado di dire che il paese affonda sì le radici nella notte dei tempi, ma aveva come punto di riferimento San Giovanni il precursore, San Giovanni il Vecchio. E da qui inizia questo lungo percorso che si perde nella notte dei tempi e in mille anni senza soluzione di continuità andiamo e raccontiamo la nostra storia, la nostra religiosità, la nostra pietà popolare. Facciamo oggi la festa di San Giovanni Battista. San Giovanni di Gerace, oggi è un giorno importante per la nostra comunità perché celebra il suo patrono, chiediamo a lui tutte le grazie che abbiamo bisogno per la nostra comunità perché diventi sempre una comunità zelante nella fede e zelante nella testimonianza cristiana. Sì, è la festa patronale di San Giovanni di Gerace, la festa di San Giovanni Battista, una festa fatta di tradizioni, di ricordi del passato. Abbiamo assistito a un bel rito, quello dell'offerta degli agnelli votivi che le famiglie di San Giovanni in passato riservavano proprio per la festa del Santo Patrono. Questa bella processione che si snoda in tutte le strade del nostro paese, proprio il segno che il Santo Patrono visita una volta all'anno tutta la popolazione, tutte le case, tutte le strade. È un bel momento, una bella festa, il nostro patrono che viene venerato ancora con la dovuta solennità. Sì, un dato caratteristico della nostra festa di San Giovanni Battista, delle nostre feste popolari, è la presenza degli emigrati che ritornano per queste occasioni, gli emigrati all'estero, in Australia, in America, gli emigrati nel nord Italia. È un bel momento di gioia che si vive a livello comunitario, anche nelle famiglie, anche per il ritorno dei parenti, degli amici. È significativo vedere anche, ad esempio, persone dell'Australia che ti dicono da 50 anni che non assistevo a questa festa e quest'anno sono ritornate. È significativo, sono piccoli gesti che fanno la comunità e che è importante che vengano mantenuti e tramandati. E quindi con queste feste piccole, con mille difficoltà, ma si cerca anche di fare questo, di mantenere questi legami importanti con le popolazioni sangiovannesi emigrate fuori, all'estero e nel nord Italia.